Zai e Matteo Salvini oggi a Montebelluna. Nessun dissidio, rassicurano smentendo le voci di tensioni sul Green Pass, e questo in attesa dell'arrivo di Figliuolo domani a Villorba per il via della terza dose, diretta di Antenna 3 dalle 9.45. Uomini e donne della protezione civile schierati ancora una volta a supporto della macchina sanitaria Bottacin, presenza fondamentale, sono centinaia i volontari solo nella Marca. Si aggravano le condizioni di una delle donne incinte ricoverate per Covid, le altre due migliori hanno espresso la volontà di fare il vaccino non appena possibile, rivela il direttore Benazzi. Avevano scippato una donna il 17 agosto scorso in piazza Medaglie d'Oro a Vittorio Veneto, incastrati dalle telecamere tre ragazzi tra i 16 e i 18 anni, sono stati denunciati dai carabinieri. Un centinaio di manifestanti dal flash mob davanti al carcere di Venezia per chiedere la libertà di Walter Onichini, il macellaio condannato per aver sparato ad un ladro. Nel giorno della polemica sul Prosek, l'annuncio entro fine anno si produrranno 700 milioni di bottiglie di Prosecco, uno strano a dirlo il governatore Zaia presente alla vendemmia notturna di Vittorio Veneto. Nella settimana in cui si ricordano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, per la consueta rubrica della domenica il professor Carlo Fassetta ci fa scoprire una formella carica di storia. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque, l'avete sentito in primo piano oggi la politica a Montebelluna a sostenere il candidato sindaco della Lega Luca Zaia e Matteo Salvini. Nessun dissidio, rassicurano smentendo le voci di tensioni e disaccordi soprattutto sul tema del Green Pass, e questo in attesa dell'arrivo di Figliuolo domani a Villorba per il via alla terza dose. È un tema spinoso, è un tema che ci coinvolge tutti, è un tema che io spero che si risolva velocemente, nel senso che se ne venga fuori dal virus, e spero che si riesca poi a dimenticare questa parte, diciamo, di storia della nostra comunità. È ovvio che è un peso il tema del Green Pass, questo è innegabile, però è pur vero che davanti a 80% di persone che si sono già vaccinate in Veneto si vedono i risultati. Insomma, se oggi noi riusciamo a avere una vita quasi normale nella comunità è perché comunque ci sono le vaccinazioni. Dall'altro c'è anche da dire che mi metto nei panni dei molti magari che per diversi motivi non riescono a vaccinarsi, che hanno anche queste incombenze. Tiene il punto sul Green Pass Luca Zaia nel pomeriggio a fianco del leader della Lega Matteo Salvini a Montebelluna per sostenere il candidato di partito del centrodestra ad Alberto Borin. Insieme sul palco con l'establishment della Lega al gran completo, i due sembrano voler fugare le ricostruzioni che li vorrebbero distanti, tra l'altro proprio sul tema della certificazione verde ora estesa a tutti i lavoratori. E questo nelle ore in cui il ministro Giorgetti in fiera a Milano da un lato ha rivendicato la misura, utile ha detto per riaprire il paese, dall'altro ha confermato di andare d'amore e d'accordo, testuali parole, con Salvini. Insomma, stando alle dichiarazioni di giornate è tornato il sereno in casa Lega, anzi la tempesta, se non il maltempo, non c'è mai stata. Tanta confusione ha fatto gli altri, noi no di certo, visto e considerato che la linea è sempre quella, è quella di difendere i cittadini, di portare avanti le nostre sfide che sono concrete, sono sfide che sono visibili. Non ci vedo spaccature, non ci vedo attività di crisi o altro come qualcuno ha voluto dipingere. Per il resto, attestati di stima reciproca e foto di rito con il candidato, in mezzo una disinfezione da manuale. Grazie Luca, ed ora la parola e un ringraziamento particolare a te Matteo per essere qui da noi, in provincia di Treviso. E qui a Montebelluna a sostenere la nostra campagna come Lega, la nostra campagna per le amministrative. Grazie di cuore, c'ho il microfono profumato dal governatore, va che non capita tutti i giorni. Davvero. Scene da campagna elettorale alla vigilia dell'arrivo, poco politico, molto istituzionale, del generale Figliuolo al lab di Villorba per avviare la terza dose, una prima nazionale con il sigillo dell'ufficialità da parte del commissario straordinario. Noi dobbiamo puntare alla terza dose, la terza dose dobbiamo garantire agli immunodepressi, a coloro che comunque gli oncologici che hanno la possibilità di fare la terza dose a una distanza di 28 giorni dalla seconda dose. L'obiettivo è procedere con la categoria di superfragili nel giro di poche settimane. Visto considerato che stiamo parlando di 160.000 persone in Veneto, quindi dovremmo farcela velocemente. Consideri che in questo momento abbiamo anche un altro problema che è rappresentato dal fatto che abbiamo iscrizioni, nuove iscrizioni, anche 20.000, 21.000 al giorno per le nuove vaccinazioni, quindi queste vanno a sommarsi all'attività della terza dose.
E da Montebelluna Salvini chiede di abbassare il costo dei tamponi, proposta che sarà fatta all'esecutivo Draghi. Noi dobbiamo tenere insieme la salute e il lavoro. 40 milioni di italiani hanno scelto liberamente di vaccinarsi, io fra loro. Questo non mi dà il diritto di limitare la vita e lo studio e lo spostamento di altri milioni di italiani. E quindi il tampone è lo strumento più efficace, più rapido. Noi lo vogliamo gratis o a prezzo contenuto, perché garantisce il fatto che non ci siano nuovi focolai e nuove chiusure. Ridurre ulteriormente i costi del tampone così da agevolare l'obbligo esteso di Green Pass, così Matteo Salvini a Montebelluna, dove a sua volta conferma il rapporto stretto e continuo con Luca Zaia sui temi principali di governo. Noi ci sentiamo quotidianamente per parlare di salute, di lavoro, di autonomia. Il nostro impegno adesso è cercare di abbassare le tasse che qualcuno a sinistra vorrebbe alzare, c'è chi parla di aumento dell'IMU, di tassa patrimoniale sui risparmi, c'è chi pensa di azzerare quota 100 e tornare alla legge Fornero. Io e Luca e gli altri sindaci e governatori stiamo lavorando per tutelare la salute, e direi che il piano vaccinale sta andando a gonfie vele, e per tutelare il lavoro e il risparmio. Riferimento quest'ultimo non casuale, vista la presenza in piazza dei truffati dalle banche, inevitabile anche guardare alla battaglia sull'autonomia. Se lei mi dice che io credo che PD e 5 Stelle diano l'autonomia, peccherei di ottimismo, mettiamola così. L'autonomia, ecco, ormai diciamo che la cosa bella è che il voto dei Veneti e di Lombardi ha portato voglia di autonomia in tutta Italia, perché quando io vado in Abruzzo, vado in Puglia, vado in Toscana, c'è voglia di autonomia, di autogoverno, di poteri ai sindaci, di potere ai territori, di soldi ai territori e non di gestione centralizzata. Però io penso che l'autonomia, così come la flat tax e il taglio delle tasse, dovranno essere i primi due punti all'ordine del giorno del prossimo governo di centrodestra. C'è poi un fronte di attualità con il leader della Lega pronto a fare visita in carcere a Walter Onichini. Passerò in carcere a salutare Walter Onichini, un lavoratore veneto che si è difeso da un rapinatore. Lui è in carcere, il rapinatore è libero. E quindi per me, da segretario della Lega, il lavoro delle donne e degli uomini in Veneto, a partire da Luca Zaia, è motivo di orgoglio. Non sarà mai motivo di contesa. Dossier autonomia, si vuole accelerare sulla firma d'intesa con il governo, così ha annunciato il presidente Zaia nei giorni scorsi, e dal Consiglio arrivano parole di apertura proprio dal ministro per i rapporti con il Parlamento. Veneto e Emilia sono stati casi positivi nella gestione della pandemia da cui si riparte, dice il bellunese Federico D'Incà. La sanità, che di fatto è una politica autonoma che coinvolge appunto già le regioni, ci ha definito che in qualche maniera dobbiamo stare particolarmente attenti sul tema dell'autonomia. Alcuni possono farlo, altri molto meno. Per molte, ma non per tutte, così si esprime dal Consiglio nel corso del Festival delle Foreste il ministro per i rapporti con il Parlamento, il bellunese Federico D'Incà, nei giorni in cui lo stesso presidente Zaia ha annunciato l'intenzione di accelerare sul fronte dell'autonomia, arrivando alla firma dell'intesa con il governo. Cartina di tornasole quindi la gestione dell'emergenza Covid, che ha messo in rilievo vizi e virtù dei singoli sistemi regionali. Da qui pare di capire si parte verso una trattativa differenziata. Veneto ed Emilia-Romagna, dice D'Incà, sono i modelli a cui guardare. Credo che dobbiamo portarlo avanti. Abbiamo la ministra Gelmini che sta cercando di seguire, insomma, quello che aveva fatto il ministro Boccia precedentemente nel governo Conte. Io credo che vada anche rivista una certa tipologia di autonomia, perché abbiamo visto con il Covid che 21 sistemi sanitari nel nostro paese probabilmente sono troppo differenti uno dall'altro. Occorre in qualche maniera prendere le buone pratiche e portarle a tutti, e per cui da una parte ci possono essere delle richieste di autonomia maggiore, perché si è più bravi a fare alcune cose, dall'altra probabilmente occorre capire chi ha fatto già delle buone politiche sul territorio e poterle esportare in altre regioni. Quindi l'autonomia è un tema importantissimo, ma occorre guardare a livello nazionale prendendo le buone pratiche che il Veneto ha fatto. Quindi partiamo dal Veneto? Ma dal Veneto e dall'Emilia Romagna, mi sembrano le due regioni che hanno saputo affrontare meglio, insomma, il Covid, anche perché, insomma, abbiamo visto che la Lombardia ha sofferto moltissimo nella prima parte, oggi è in grandissimo recupero, e in altre regioni abbiamo avuto il timore, insomma, in qualche momento che vi fosse il collasso del sistema sanitario, perché gli investimenti non sono stati adeguati.
È ancora grave una delle tre donne incinte ricoverate in ospedale dopo aver contratto il Covid. Hanno deciso di vaccinarsi appena potranno. Intanto alle 10 domani a Villorba ci sarà il generale Figliuolo accompagnato dal presidente Zaia. Noi li seguiremo passo dopo passo nella nostra diretta dalle 9:45. La paura con l'aggravarsi dei sintomi, poi il ricovero in ospedale. Due donne incinte sono finite in rianimazione, la terza in reparto. Solo in queste ore una delle neomamme in terapia intensiva è stata portata in pneumologia. L'altra donna purtroppo è ancora in situazione di grande criticità. I nostri medici, quindi anestesisti, rianimatori e ginecologi, stanno mantenendo ancora in vita anche il feto, per cui cerchiamo in qualche modo di riuscire a salvare anche questa persona. Però ricordo a tutti, sono tre persone non vaccinate. Il pericolo che hanno passato ha convinto le donne sull'importanza della vaccinazione. Le due signore che oggi sono uscite da terapia intensiva sono convinte poi di vaccinarsi, cioè si sono convinte visto gli esiti tragici, importanti, destruenti che ha il Covid-19, ecco, questa variante in particolare, variante Delta. Così il direttore generale Benazzi che lancia un appello alle future mamme. I nostri ginecologi, insieme anche ai medici famiglia e ai consultori, cercheranno ovviamente di proporre la vaccinazione a tutte le donne in gravidanza, specificando a loro che non c'è nessun rischio per il feto. Spero che questo possa bastare a convincerle tutte. Intanto alle 10 è previsto l'arrivo del generale Figliuolo al centro vaccinale di Villorba, accompagnato dal presidente del Veneto Zaia e dal presidente della provincia Marcon. Ci onora questa visita, attesta che siamo un modello di riferimento, il Veneto insomma è tra i primi in Italia nella campagna di vaccinazione, troverà un sistema pronto a cogliere i nuovi indirizzi che arrivano. E proprio domani partirà la vaccinazione della terza dose per i super fragili come malati oncologici e trapiantati. Intanto la percentuale di popolazione con ciclo completo nella Marca ha raggiunto il 75,3% dagli over 12 in su. Continueranno a rimanere schierati negli hub vaccinali della Marca anche per la somministrazione della terza dose gli uomini e le donne della protezione civile. Sono centinaia i volontari in campo da oltre un anno e mezzo. Ci sono stati nei giorni neri del lockdown, in quelli dei tamponi a tappeto, poi nell'organizzazione dei Vax Point, sempre a supporto della macchina sanitaria. Ci saranno anche nella nuova fase, quella della terza dose, che partirà proprio dal lab vaccinale di Villorba nelle prossime ore. Una presenza, quella dei volontari di protezione civile, che conta decine di uomini e donne schierate ogni giorno nella Marca fino a 80 nelle 24 ore. Dal 21 febbraio del 2020 la Protezione Civile è sempre stata in campo con centinaia di volontari ogni giorno. Abbiamo sommato centinaia di migliaia di giornate di lavoro dei volontari della Protezione Civile che hanno regalato alla collettività, prima per gestire tutti gli aspetti a supporto della sanità nell'ambito in modo particolare della logistica, poi i punti tamponi, poi i punti vaccinali, e quindi i volontari sono sempre in campo. Nel Trevigiano si sono toccate le 14.000 ore uomo al mese per un risparmio complessivo per le casse pubbliche di 250.000 euro, stima confermata dalla stessa provincia di Treviso. Un esercito silenzioso che continuerà a fare la sua parte. Sono tanti, ma soprattutto sono preparati. È giusto ricordare che dietro una divisa ci sono corsi di formazione e esercitazioni, non sono persone improvvisate. L'arrivo di Figliuolo nel megacentro di Villorba per l'assessore alla protezione civile Botacin sta a significare soltanto una cosa. È l'ennesima conferma della potenzialità del Veneto. Il generale Figliuolo ha preso in mano la situazione da alcuni mesi e sta un po' coordinando a livello nazionale. Vorrei ricordare che la competenza principale nell'ambito sanitario e quindi anche di conseguenza in tutta quella che è la macchina delle vaccinazioni è in capo alle regioni. Come avete ricordato, tutti i sanitari che sono dipendenti della regione e poi dopo tutto il sistema del volontariato di protezione civile che viene gestito anche in questo caso dalla regione. Siamo alla cronaca, scippano una donna a Vittorio Veneto, identificate gli autori, sono tre giovanissimi. L'avevano puntata, poi si sono avvicinati e l'hanno scippata strappandole la borsetta che aveva con sé. La baby gang è poi fuggita facendo perdere le tracce. La donna, che stava camminando tranquillamente lungo la strada in stato di shock, ha chiesto aiuto.
Subito sono stati allertati i carabinieri che l'hanno raggiunta. La vittima è una 58enne del posto. Dentro alla borsetta aveva un telefono cellulare e denaro in contante. L'aggressione è avvenuta a Vittorio Veneto in piazza Medaglie d'Oro lo scorso 17 agosto. Immediate le indagini dei carabinieri, hanno sentito numerose persone, hanno controllato e monitorato le zone. I militari sono riusciti quindi a identificare il terzetto, anche grazie all'ausilio delle riprese dei sistemi di videosorveglianza. Nei guai sono finiti tre giovanissimi, un 18enne e due studenti di 16 anni. Tutti devono rispondere dell'accusa di furto con strappo in concorso. È scattata quindi la denuncia nei loro confronti sia alla Procura di Treviso che a quella per i minori di Venezia. Sono arrivati da tutto il Veneto, anche da Treviso, per sostenere Walter Onichini, il macellaio padovano che nel 2013 sparò a un ladro che gli stava rubando l'auto. Onichini da inizio settimana si trova in carcere a Venezia, dove ieri sera si è tenuto un flash mob, presente anche la moglie Sara con i figli. Per noi è stata la settimana più difficile. Sentiamo. Non so proprio nemmeno cosa dire, cioè ne avrei mille di cose da dire, ma non so neanche come esprimere quale sia la cosa giusta. Vi ringrazio tantissimo. La settimana più difficile degli 8 anni in cui siamo coinvolti in questa storia maledetta. La settimana più difficile per la famiglia Onichini. Queste le parole della moglie Sara, abbracciata ai figli fuori dal carcere di Santa Maria Maggiore, dove il marito Walter è rinchiuso da inizio settimana, da quando è diventata esecutiva la sentenza della Cassazione che lo ha condannato per il colpo non mortale sparato nel 2013 a un uomo albanese che si era introdotto nella sua abitazione di Legnaro per rubargli l'auto. Un centinaio di manifestanti provenienti da ogni angolo del Veneto, tra loro anche Franco Birolo, il tabaccaio di Civè di Corezzola, che aveva sparato ucciso un ladro nella sua tabaccheria, un'odissea giudiziaria anche la sua, che si concluse però con la soluzione. È venuto a Venezia per solidarizzare in qualche modo, per stare vicino alla famiglia, per vedere tanti amici che combattono, che sono vicini a Walter, e nel mio piccolo cerco anch'io di dare il mio contributo. La richiesta ora è una sola, la grazia. L'unico risultato possibile è la grazia per Walter Onichini, perché un padre di famiglia non può stare in un posto come questo. Questo è un posto per i delinquenti e non serve assolutamente a nulla. Il carcere, come ho già detto, ha 3 funzioni specifiche. Una è la punizione per chi sbaglia, per chi ha la volontà di sbagliare, questo non è. Walter non lo voleva, l'inabilitazione per le persone pericolose, Walter non c'entra nulla, la riabilitazione, che non c'entra assolutamente nulla, perché Walter non ha bisogno di essere riabilitato, semmai sono i delinquenti. Walter deve uscire, punto, stop. Distanziamenti in mascherina e Green Pass, la situazione a Treviso tutto sommato è tranquilla, poche sanzioni, a chiamare la polizia locale non sono gli esercenti. I controlli ci devono essere, magari anche a campione, ma soprattutto sono anche i clienti a volte che ci chiamano, perché giustamente pretendono che i controlli vengano fatti. Il fatto di entrare in un locale e che il titolare chieda il Green Pass è anche una forma di tranquillità e di garanzia per il cliente, che si sente tutelato. Insomma, sono proprio i cittadini a sollevare la questione Green Pass quando all'ingresso di un locale non viene richiesto. Per quanto riguarda le sanzioni, fortunatamente ne sono state levate poche, segno che le regole vengono rispettate. Situazione più complicata dal 15 ottobre, quando la carta verde sarà obbligatoria per i lavoratori pubblici e privati. Dovranno essere pubblicati anche dei DPCM, che sono dei provvedimenti regolamentari, che stabiliranno proprio le modalità di controllo. Teniamo conto che gran parte dei controlli dovranno essere fatti dai datori di lavoro oppure dai responsabili degli uffici pubblici. Quando uscirà il decreto, spiega Gallo, capiremo come muoverci e saremo pronti a fare tutte le verifiche. Il fronte scuola non è da meno. Studenti diligenti e promossi rispettano le distanze, ma soprattutto utilizzano le mascherine. Se mi passa la battuta, visto che stiamo parlando di studenti, sono stati promossi, nel senso che naturalmente abbiamo monitorato soprattutto i primi giorni con 3-4 pattuglie
che sono state dislocate nei maggiori punti di aggregazione, naturalmente la stazione dei treni, la stazione dei bus, il polo di San Pelaio, la zona dello stadio, per cui devo dire che alla fine gli studenti hanno rispettato le norme, cioè indossare la mascherina. Emergenza Covid, sì, ma non dobbiamo tralasciare la sicurezza stradale. Nel primo semestre sono stati 30 i mortali nella Marca. La notte scorsa a 4 automobilisti è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. Siamo veramente di fronte a un'emergenza, bisogna fare opera di sensibilizzazione, una campagna di sensibilizzazione ripartendo dalle scuole e senza vanificare quella grande campagna che è stata fatta negli anni 90 e negli anni 2000, quindi bisogna ripartire perché è veramente un'emergenza che non va sottovalutata. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Siamo la più grande denominazione del mondo, entro fine anno arriveremo a produrre 700 milioni di bottiglie di Prosecco, l'ha detto la notte scorsa il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel corso della vendemmia notturna presso la vigna di Sara a Cozzuolo di Vittorio Veneto. Anche per questo motivo il vigneto del futuro non può più essere quello dei fitofarmaci, aggiunto è quello del mondo digitale, un vigneto che certifica ambientalmente e il processo di produzione. Se non lo facciamo noi ce lo chiederà il consumatore. Il governatore è tornato poi sul lungo sentiero che collegherà Vittorio Veneto a Valdobbiadene, quello che si prefigura come il nostro Santiago de Compostela. Avrà lo street view, sarà accessibile con spazi di pausa lungo il percorso. Ci saranno anche cartelli che solleciteranno a portare la spazzatura a casa perché non si va nei luoghi di villeggiatura per lasciare l'immondizia. Ed è stata la settimana delle polemiche sul Prosek, l'esecutivo svelerà la sua linea martedì in Senato, ma dicono i rappresentanti delle istituzioni ci sono spiragli di ottimismo perché la domanda croata di riconoscimento del vino dolce venga respinta. Il Prosek verrà discusso in aula martedì al Senato, il ministro Patuanelli darà un aggiornamento di quella che è la situazione e noi confidiamo in una forte presa di posizione da parte del ministro proprio per difendere e tutelare quelle che sono le nostre eccellenze, i nostri prodotti, le nostre terre e la nostra identità. Dopo una settimana di polemiche bipartisan si aspettano le comunicazioni dell'esecutivo, del resto la partita è di quelle che scottano non solo a livello territoriale, visto che di mezzo c'è una fetta consistente di Made in Italy, con la pubblicazione esattamente una settimana fa sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del via al riconoscimento del vino dolce croato, si è aperto un dibattito senza confini e che rimanda alla ferita ancora aperta del Tokai. Lo stesso ministro Patuanelli triestino ne ha parlato al G20 dell'agricoltura nei giorni scorsi a Firenze, dicendosi convinto che le motivazioni per cui era stato vietato l'utilizzo all'Italia del nome Tokai in favore dell'Ungheria saranno identiche alla motivazione per cui l'UE vieterà alla Croazia l'uso del Prosecco. Qui stiamo parlando di difendere una denominazione che rappresenta un territorio, non rappresenta un metodo di lavorazione come è il Prosek, ma rappresenta un territorio e proprio questo si chiama appunto tutela del territorio e deve essere garantito e protetto e noi su questo ci batteremo sempre e comunque perché è doveroso difendere chi lavora nelle vigne che sono faticose da lavorare e quindi da sempre hanno rappresentato un'economia importante anche per il nostro territorio. Un peso specifico nella partita dovrebbe avere anche l'iscrizione delle colline del Prosecco nel patrimonio UNESCO. Gli stessi organi di Bruxelles, va detto, hanno sottolineato come non si tratti di una decisione di merito, ma solo di un passaggio formale. Insomma, ci sono tutti gli spazi di manovra per trattare. Nuovo look per il cuore di Possagno in vista delle celebrazioni per il bicentenario della morte dello scultore Antonio Canova. Possagno si sta rifacendo il trucco in vista delle celebrazioni del bicentenario dalla morte del grande artista neoclassico Antonio Canova nel 2022, a cominciare dalla nuova piazza antistante la prestigiosa gipsoteca dedicata allo scultore. Ed è stato proprio creato un angolo apposta dove le persone potessero trovarsi, rimanere qui a chiacchierare, potersi sedere e godere del panorama che ci offre anche questa piazza.
forza, e creata per dare anche un ampio respiro anche alla gipsoteca, dove i turisti possono trovare anche un ampio parcheggio. Considerando che ogni anno, pandemia a parte, almeno 40.000 persone visitano Possagno, si è resa necessaria la creazione di un'area ad hoc, dando così ampio respiro anche al Museo Canoviano. Contestualmente sono stati spostati gli uffici comunali dall'edificio adiacente alla Gipsoteca, oggi sede delle associazioni del paese e futuro bookshop, all'ex Museo Paleontologico. Quest'ultimo mai aperto al pubblico, nonostante importanti reperti su tutte le ossa di mammut rinvenute in località Steggio. Nei prossimi mesi sarà trasferito all'ex sede municipale e finalmente avrà nuova vita. Nella settimana in cui si ricordano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, per la consueta rubrica della domenica, il professor Carlo Fassetta ci fa scoprire una formella carica di storia. Ma qual Gherardo è quel che tu per saggio dica rimaso della gente spenta in rimprovero del secol selvaggio? Ha scelto la terzina del purgatorio, il professor Fassetta, per raccontarci il sottile filo che lega Dante a questa formella. Una terzina che il divin poeta ha dedicato al buon Gherardo, ovvero ad uno dei signori che hanno governato la Treviso medievale. E Gherardo III da Camino è stato importantissimo per Dante, perché dal 1304 al 1306 Dante è vissuto a Treviso, girando fuori anche di Treviso, ma comunque in gran parte ospite degli Agolanti, banchieri suoi amici e esuli come lui da Firenze. E quindi diciamo che si parla del Gherardo che era signore di Treviso fra il 1283 e il 1306, quando morì, e quindi Dante poi lasciò Treviso, non è andato d'accordo col figlio Rizzardo. Strano destino per quest'uomo che ha comandato la marca trevigiana. Tumulato nella chiesa di San Francesco, a cui pare fosse devoto, qualche secolo più tardi scomparve quando la tomba fu smantellata dagli stessi frati. Quella formella rappresenta Gherardo da Camino che viene presentato da San Francesco alla Madonna e al suo figliuolo, e questo a smentire in certa misura la scomunica che Innocenzo III aveva comminato a Gherardo e a suo figlio Rizzardo per aver ucciso o fatto uccidere per l'esattezza il vescovo di Feltre e Belluno. Nel 1612 purtroppo i frati di San Francesco demolirono la tomba, diciamo il monumento funebre di Gherardo. Quante storie racconta questa formella finita tra i calcinacci della chiesa francescana sconsacrata da Napoleone e poi, grazie ad un impresario ottocentesco, arrivata nella chiesa rinnovata di San Giuseppe. Già, perché sempre da questa pietra lavorata, come dire, si scopre un altro altarino della storia, questa volta legato non tanto alla chiesa quanto al suo campanile. L'antica chiesa di San Giuseppe era più piccola, era parallela alla strada che porta a Padova, quindi diciamo quella attuale che è stata fatta nel secondo dopoguerra è perpendicolare a quella di partenza, che fra l'altro nel 1926, a Natale del 1926, ha visto inaugurare un campanile che era splendido e che adesso purtroppo è stato ripassato perché sulla linea di atterraggio dell'aeroporto di Treviso. Ed ora invece guardiamo insieme una piccola parte del bellissimo concerto 100 anni un silenzio, organizzato dal gruppo Alpini di Resana in occasione del raduno sezionale della provincia di Treviso. Monte Grappa, tu sei la mia patria, sopra te il nostro sole risplende, a te mira, chi spera ed attende, i fratelli che a guardia vi stanno. O montagna, per noi tu sei sacra, giù di lì scenderanno le schiere, dovranno cacciare. Monte Grappa, tu sei la mia patria, sei la stella che attisa il cammino, sei la gloria al volere del destino che all'Italia ci fa.
E con queste bellissime immagini si chiude il nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Inizio di settimana con pressione atmosferica in aumento. Avremo un lunedì 20 settembre con un tempo migliore rispetto al weekend. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e soleggiato, qualche foschia mattutina in pianura, ma in rapido dissolvimento. Cielo irregolarmente nuvoloso con possibili piovaschi sulle zone montane e pedemontane, soprattutto nel pomeriggio. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime invece comprese tra i 22 e i 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, qualche acquazzone pomeridiano sui monti, altrove sarà più stabile. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime sui 21-24 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Prevale il bel tempo con tanto sole, a seguire non si escludono occasionali piovaschi. Temperature minime intorno ai 10-13 gradi, massime infine sui 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.